Io vado da Fulvio Marino, che oggi mi sa che non ho ancora capito. Ah no, adesso ve le faccio vedere. Adesso devi capire. Sono delle focaccelle, vedete così, che sembrano un po' delle tigelle, ma non sono delle tigelle perché sono molto più alte e con dentro del formaggio. Vai, Anto, guarda. Apri. No, guarda, guardate. Vai, no, vai, guarda apri, che Anto, meraviglia. Con dentro il formaggio che si scioglie. Tira, tira. Oh, se lo fate poco fa, dovrebbe essere ancora cotta. Ma che meraviglia. Che meraviglia. Si possono anche assaggiare, se certo. Allora, sì, le abbiamo chiamate focaccelle al formaggio perché sono un po' la via di mezzo tra delle focaccine e anche un po' delle tigelle, no? Perché in questo caso queste te le ho appena cotte in padella. Ma si possono fare sia al forno che in padella o addirittura unire le due cotture. Quindi sono le focaccelle, le abbiamo chiamate. Io le ho messo all'interno del formaggio, naturalmente della mozzarella che fila un po', ma possiamo anche decidere di metterci degli altri formaggi, no? La fontina, i formaggi che abbiamo in casa. E sono molto sfiziosi e soprattutto si possono anche riscaldare, cioè le possiamo fare e poi al momento possiamo riscaldare. Partiamo dall'impasto, che è semplicissimo, un impasto con l'olio extravergine di oliva, ma metteremo farina tipo 0, 500 grammi, qui è circa per una decina di focaccelle, poi dipende sempre dalla quantità, dalla grandezza che vogliamo farle. L'acqua e il latte, in questo caso, mettiamo, dato che parliamo di formaggio, mettiamo nell'impasto anche il latte, sono metà e metà, 150 grammi di acqua e 150 grammi di latte. Iniziamo ad impastare. La farina, non prendiamo una farina eccessivamente ricca di proteine, prendiamo una farina, diciamo, possiamo mischiare metà farina per le torte che abbiamo in casa con metà farina per il pane, se vogliamo. Quindi dobbiamo avere circa un 12 grammi di proteine, solitamente quella delle torte 9-10 grammi, l'altra per il pane 13-13 e mezzo, la mischiamo metà e metà e abbiamo la farina giusta, diciamo, per fare questi prodotti. Dopo pochi minuti vado a mettere il lievito fresco di birra, sono 7 grammi, lo sbriciolo direttamente nel nostro impasto, metto ancora, vedi che il latte non l'ho messo tutto, lo vado a mettere piano piano quando mi serve, quindi lo faccio, ne metto ancora diciamo un bel cucchiaio nel momento in cui metto il lievito di birra. Impastiamo ancora per 6-7 minuti, dipende un po' dalla velocità che abbiamo con il nostro cucchiaio. Andiamo a mettere qua il sale, sono 11 grammi di sale, bagno con il restante latte. Cosa vuoi? Mi servono delle focaccine. Focaccine si chiamano? Focaccelle. Focaccelle. No, ti chiamano, Alfio, ti chiamano. Ti chiamano. Puoi mangiare questa qua se vuoi. Ma veramente, ma vabbè. Comunque perché mi servono delle focaccelle perché devo fare una cosa con Persegani. Vabbè, ti servono. Io intanto metto l'olio, 25 grammi di olio. Non mi crede nessuno, però è vero che devi fare una cosa con Persegani. Okay. Sì, mangiare. No, oltre che cosa devi fare con Persegani? Eh? Devi fare, che cosa devi fare? Una cosa da mettere sulle focaccelle. Top secret, oggi non dici niente. No, parlo. Ma parlo io? Boh. Allora? No, cosa devi fare? È bellissima, che è con tipo crema. Anto, io ho messo l'olio, lo facciamo lievitare un'ora e mezza a temperatura ambiente e poi ti faccio vedere come fare. Va bene, non so perché qui comunque. Cosa? Allora, andiamo con queste focaccelle al formaggio di cui abbiamo fatto lo spoiler. E Alfio ti ha preparato un patè, come mamma se non bastasse mia, perché dentro nelle focaccelle c'è già il formaggio, ma lui vuol mettere anche il patè di prosciutto. Ma non è che mi ha preparato sopra il patè, lui voleva mangiarsele e non sa più cosa fare, si esatto, trova una scusa per mangiare. Esatto. Abbiamo fatto l'impasto di queste focaccelle, che sono un mix tra le tigelle e delle focaccine ripiene e golosissime di formaggio. Abbiamo utilizzato 500 grammi di farina tipo 0, 7 grammi di lievito fresco di birra, latte e acqua, pari peso, 150 grammi di latte, 150 grammi di acqua, metto l'acqua tutta subito e una parte del latte che vado a mettere piano piano durante l'impasto, che dura 10-15 minuti anche, perché va inserito il lievito dopo 5-6 minuti, il sale quando abbiamo un impasto bello omogeneo e alla fine inserisco l'olio extravergine di oliva, che sono 25 grammi. Impasto e lascio riposare, vedi l'impasto deve venire bello liscio, bello setoso, e lo lascio riposare per un'ora e mezza a temperatura ambiente, eccolo qua, in modo che lieviti molto bene, anzi quasi triplichi il suo volume. Metto un filo, un velo di farina sul tavolo e vado a fare le classiche palline. Dobbiamo prepararci delle palline da circa 60-80 grammi massimo, che lasceremo riposare per una trentina di minuti sul tavolo, vedi? Le vado a dividere in questo modo, poi a seconda della grandezza noi abbiamo
avremo delle focaccine, certo, più o meno grandi. L'importante è, qui avremo una cottura che possiamo decidere di fare sia in padella che in forno. Quindi, soprattutto quando vengono cotte in padella, possiamo anche permetterci di utilizzare delle pezzature più o meno grandi di diverse dimensioni, mentre invece quando si cuoce in forno, il forno si inserisce la teglia insieme, è importante avere, questa è un'altra cosa importantissima sulla panificazione, è importante avere le pezzature, quindi la grandezza delle pagnotte, il più uguali possibili. Quindi quando utilizziamo il forno è bene pesare. Se facciamo tutto in padella, possiamo decidere, la controlliamo minuto per minuto, quindi possiamo, certo, decidere di non pesare le nostre pagnottine, ma farle di diverse dimensioni. Io sto facendo queste palline, che devono essere belle lisce, quindi piegarle bene su se stesse, e poi andarle ad arrotolare, a pirlare, il termine giusto, sul tavolo, a questo punto senza farina, altrimenti la farina sul tavolo darebbe difficile poi andare a farle diventare belle lisce. Le metto su una teglia a lievitare per una mezz'oretta. Boia, no. Sta arrivando la primavera. Sta arrivando la primavera. Allora, le ho messe a lievitare per una mezz'oretta sulla teglia. Eccole qua, vedi, al caldo, e loro si gonfiano bene. A questo punto, perché quando... Perché sono delle tigelline che, come hai spiegato tu all'inizio, vanno fatte anche in padella, Sì, si possono fare sia in padella che al forno. Io oggi le ho fatte entrambi, anzi, le ho tenute calde in forno. Sono tipo delle tigelle un po' più alte perché hanno come contenitore il formaggio. Guarda, le stendo come se fossero una pizzetta. Poi all'interno andiamo a mettere, abbasso un po' il fuoco perché intanto stanno cuocendo le ultime. Io ci metto, possiamo decidere di mettere tutti i formaggi che vogliamo, si possono fare 3, 4, 5 formaggi. Io qui ci metto della crescenza e della mozzarella abbondante, e poi a questo punto andiamo a chiuderle in questo modo. Guarda, le chiudiamo bene. Un fagottino. Sì, sì, guarda, ne facciamo un'altra e poi dopo le andiamo a vedere. Sì. Perché poi si cuociono in padella, questa noi le facciamo in padella o in forno? Io le ho fatte in padella oggi. Le poi ho fatte si possono in anche mettere in padella e poi scaldare poi nel forno. Bravo, io ho fatto proprio così, io le ho tenute calde in forno ma le ho cotte in padella. Allora, se le cuociamo in forno avranno una consistenza più morbida, no? E quindi più morbidosa in forno. Mentre invece, esatto, come dicono gli inglesi. Però invece se le mettiamo in padella rimarranno leggermente più croccanti. Chiudiamo bene. E non devono più lievitare, così adesso lievitano ancora per circa 45 minuti, vedi? Le schiacciamo leggermente e le metto sulla teglia, guarda. Vedi che sono belle ripiene di formaggio. Queste naturalmente le facciamo mano a mano. E adesso queste le abbiamo, vedi, queste le ho fatte lievitare. Guardate come diventano. Si allargano leggermente, sì, anche perché la pasta è molto sottile. Quindi a questo punto padella non troppo calda, quindi la cottura è abbastanza lunga e non deve essere troppo calda la padella, altrimenti avremo problemi poi di bruciatura. Metto un filo d'olio. Alfio, sei già pronto. Dai, veloce su. È arrivato, ma guarda quanto pepe ha messo. Insomma, nella mousse. Sembra pepe allo stesso sentore, ma è una bacca rossa. Mettiamo il coperchio, guarda. Ci mettiamo il coperchio sopra. Una ola, veramente. Le facciamo cuocere piano piano, a una temperatura bella bassa. Vedi, guarda, queste sono già, vedi, le ho già iniziate a cuocere da un po'. Io poi le ho messe, queste finiscono di cuocere, le ho messe anche in forno. Dopo che le facciamo... Vieni, professore, cosa stai lì? Che hai fatto tutto te. Facciamole vedere. Guardale qua, qui le abbiamo. Pentola e poi forno, e qui c'è la padella, guarda che belle. Allora anche se riusciamo le apriamo, anche se sono calde, anche nelle tostiere con la piastra, anche nelle tostiere con la tigeliera, guarda che bello, vedete, col formaggio, che spettacolo, che caldissima, da morire, e queste sono in forno e poi lui ci mette su anche la mousse, però è un